Stephen Foro Barre Ciccio Gallo, come avevate detto Usaccia che da dritta. A mannanza. voi. In sparzetta a casa nostra. A ridere a pazzia Foro Barre nostra. Stanno superando tutti i confini. È un affronto. E fosse stato un piacere tutto mio, alla fanno buco in capo a chi lo bastardo. E invece? Ci ha pensato Umberto, sì, no, è vero. E certo. Che Umberto come ti ha sparato? È preciso. Puntuale. È infallibile, sì e no. C'era che l'insoddisfazione, sì e no. Come facci mi fatta a sbagliare persone, né, sì e no? E ci sono i potetoni non fanno. Mamma ringrazia la Maronna si campa a matti 3 giorni. Don Capù, poi è successa pure un'altra cosa. Ma c'è se mi fa cortesimo di sta zitta, a da parlare sì e no. Don Capù, che è importante. Che credo, quiz? Che è successo? Che quando sì e no ha sbagliato colpo, ha detto una cosa strana. Gesù, che carit? Sì e no, carit? Non lo so, boss. È una cosa che non ha mai sentito rin da tanti anni. Non mi pareva nemmeno napoletano. E che? Spagnolo? Francese? Ma che cazzo me ne fotte a me? Capo, a me mi pareva una cosa ronorte. Ha detto una cosa tipo boia, faus. È vero, non è? E che cazzo E significa? chi usava, boss? Ma c'è so, dai, cazzo, sto parlando con te! Fammi la sentire pure a me, sta cosa, no? No? Comunque, sono 2 anni che stai con noi. Da 2 anni non ti ha mai sentito dire una parola. Sì. Mi stava bene perché facevi il dovere tu. A me parla. Forse mi capite che là fuori già sanni fosse scavato per voi. O prima per te. No, aspettate, boss. Non mi vorrete mica ammazzare, vero? Sì, io ho sbagliato colpo, boh. Sa che io non lo faccio mai, già? Zio, fammi hai fatto fare la figura del fola. Se no, come ci faccio a parlare? Boss, sono di Torino. Di Torino? Cioè, in realtà di Villareggia, in provincia. Ma perché ci stanno i criminali a Torino? Oh, Madonna mia, che scuola! E mo se si viene a sapere sta cosa, che figura ci facciamo? Voglio essere ribelle, eh? Ma senza spurca. Boss, ma prego. È la prima volta che sbagli, boss. E lo sa. Lo sa che è un errore. Sei la vergogna di tutto il clan. Pronta, Don Tonino? Ehi, Gigi, pronta. Guardate, io non so come dirlo. La torta era per un altro compleanno. E noi mai avessimo voluto che si spegnessero le candeline. I candeline. Sì, le candeline per la festa. Il ragazzo ha sbagliato la torta. Cioè, la torta ha fatto bene, però ha sbagliato la festa per la torta. Ma non vi preoccupate. Noi lo puniamo subito. Lo mandiamo a letto senza cena. Per sempre. Dici, ma che stai dicendo? Io non sto capendo niente. Vostro nipote, Don Tonino. E parla potabile. Io comunque vi assicuro che il torto non sarà impunito. No, Gigi, a Guaglione non è andato a succedere niente. No, insisto. Come ha accettato? Ma sta tutto pronto. A un signore, Gigi, io non voglio che morto. Già faccio più. Ne nasce di notte morto. Vorrei solo che il ragazzo venisse a presentare le sue scuse personalmente. Che facesse questo bello gesto, chiamma. Mia nipote, che la capa di cazzo, se ne andava sempre cercando.
No, è molto bello questa cosa che dite, Don Tonino. Gigi, mi hai rotto cazzo. Oh. Ma noi certi regole, un codice, i principi, è sempre stata così. Quando uno sbaglia muore, è sempre stata così. Questi non sanno quello che devono dire, Don Tonino. Non sanno parlare. Troverà le parole, sono sicuro. Ci avremo le mani tre. O sarò su che caso. Boss, che succede? Quando Tonino non fa ma scopre la moglie con Pinuccio cantante, essa la tagliai a capo e a esso squagli il palla con la fiamma ossidrica. Quando il tribunale gli stava confiscando i beni, pigliai un figlio lo giudice, lo squagliai dall'acida. E mo? E mo non sa che sangue chi l'è morta. Ha passato per due anni solo che le chiede scusa. Ah, e meno male. Meno male che? Ma si cretina! Ma come facciamo con chi che parla con mia mulino bianco? Mi dispiace. Mi dispiace. No, 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 come prima. Come prima. Mi dispiace. Mi dispiace. Che male. Mi dispiace. Mi dispiace. Accompagna la cosa. Mi dispiace. Dispiace. No, dispiace. Dispiace. Mi dispiace. Con gesto, fai con gesto. Mi dispiace. Chiedi una pausa. Mi dispiace. No, ma così. Mo facciamo una volta. Aiuto, sta zitto. A così mo blocco. No, 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 ma che li sono loro? Beh, sì. Vai, Umberti. Don Tonino, sulle riconoscenze è un uomo con un cuore grosso come il vostro mi può salvare. Tengo un peso in pietto. Mi viene male a pensare di aver acciso il nipote vostro. Don Tonino, mi dispiace. Boss, se capisce solo mi dispiace. Ma giustato Massantino, a Don Tonino un fame chiaramente per nessun motivo la tagliamo un fame che si offende. Tranquillo, boss. Un bene non saccio come può fare, ma mi raccomando. E prima non fa tutto quanto alla fine di track. Boss, ma è la prima volta che venite qua? No, ma è la prima volta che vengo per chiedere scusa. Buongiorno, Don Tonino. Qui, Gigi. Ciao. Guaglio, tu sei come a me, non sei un chiacchierone.
La tua virtù è il silenzio e questo ti fa molto onore. Questo è un mestiere che premia la violenza, la brutalità, ma ci vuole anche il coraggio della riflessione e del pentimento. Non siamo macchine. Ci hanno mandato a mia Sanavì, con un fierro a mano, ci hanno fatto diventare killer, criminali, non ce ne siamo nemmeno accorti. Ma rinde tenimmo sempre una voce che ci parla. Io saccia che la tiene pure che la voce rinde che ti sta dicendo qualcosa. Dimmilla, non ti mettere a paura. Dimmilla. Mi dispiace, boss. Che accento strano che hai. Casale e Principe. Mi dispiace. Avete sentito? Mi dispiace. Parole semplici. Bravo. Madonna, pure questa volta siete stati più grandi di tutti. Noi adesso vi togliamo il disturbo. Ti è piaciuto? Alto livello. Andiamoci. Grazie. Ha ragione, boss. Noi non siamo macchine. Ed è per questo che voglio parlare. La prima volta che ho preso la pistola, ero da solo. Su, a Villa Reggia. Io ho un sogno. Basta con questi pregiudizi, questi luoghi comuni. Uno è camorrista dentro, no? In tuo cuore. Io sono un killer. Piemontese. È vero. Io non mi oso, ma se posso... Quando prendiamo la pistola, che differenza fa? Sì, è vero, sono silenzioso. Ma sapete cosa vi dico? Anche se la mia voce è questa, io non me ne vergogno. Voglio, tu tieni il palla. E quando si tratta di palla non c'è geografia. Del resto io sono stato un pioniere, sono stato uno dei primi ad aprirmi alle minoranze. Ciao, Fra. Maglio, quest'idea del tuo clan mi è piaciuta. La considero coraggiosa e, diciamo, originale. Voglio fare i miei ringraziamenti a Don Caputo. E adesso vediamo di fare pure pace con gli sfarzetta, così lo vanno tutte frascami. E sta bene! Torinese sì, ma Juventina no. Stavolta...